L'emozione è stata tanta, credo che fosse emozionata quasi quanto noi. È stato bello vederla, come quasi se non si aspettava questo calore da parte nostra. Buona domenica, Marisha. Buona domenica. Che te mangi? Pane. E che ci metti dentro? Fantasia, Marisha. Buon appetito. Grazie. Uno dei perni della mia carriera è Pane, Amore e Fantasia. La bersagliera è tornata a Castel San Pietro Romano, dove 65 anni fa fu la protagonista di Pane, Amore e Fantasia, diretto da Luigi Comencini. Buongiorno, maresciallo. Buongiorno. Tu non mi conosci, io sono quella che porta la legna ai carabinieri. Pizzicarella la bersagliera. Già, così mi chiamano. Ginella Lollobrigida, infatti, sabato 13 ottobre, ha ricevuto dalle mani del sindaco Nardi la cittadinanza onoraria e le chiavi della città. È la prima volta nella storia per Castel San Pietro Romano che conferiamo una cittadinanza onoraria. Bentornata a casa come nostra concittadina onoraria. E Pane, Amore e Fantasia ha scandito e scandisce un po' la vita di tutti gli abitanti e residenti di Castel San Pietro Romano. Avrà visto questo bel sindaco e si è decisa a venire a Castel San Pietro. Vederla qui è stata una sorpresa per tutti e devo dirvi, per noi è una soddisfazione. Questa è una giornata memorabile, credo che lo sia anche per i cittadini di Castel San Pietro. A salutare l'attrice e tutte le autorità dei comuni dei Monti Prenestini, gli ultimi sindaci di Castel San Pietro, tanti residenti che all'epoca da bambini apparvero anche nel film, come Annunziatina, che nella finzione cinematografica era la sorellina della bersagliera, e soprattutto i carabinieri, la cui figura era esaltata proprio dalla pellicola di Comencini. E dove? E fammi passare. E perché vuoi passare proprio in mezzo a noi? Perché porta fortuna passa mezzo ai carabinieri. E porta fortuna a te, ma porta disgrazia a noi. Sono di nuovo a casa, con tanto affetto che vedo nei vostri occhi, nella vostra presenza. Sono veramente commossa. Pane e Amore, un film che ha aiutato la carriera professionale dell'attrice, divenuta poi diva mondiale, ma che soprattutto ha acceso i riflettori negli anni su Castel San Pietro Romano. E tutto iniziò grazie alle intuizioni e anche alle conoscenze del sindaco dell'epoca, Adolfo Porri Pastorel, che è stato in carica dal 1952 al 1960. Porri Pastorel ebbe la lungimiranza di dire a De Sica che il nostro era il paese più scassato d'Italia, perché proprio questo era il contesto che loro cercavano. Paese progredito. Sì, progredito nella miseria. Quel paese scassato era già così bello e sembrava avere in sé il germe di quello che sarebbe poi diventato uno dei borghi più belli d'Italia. Grazie a Porri il cinema è arrivato a Castel San Pietro Romano e da lì, diciamo, poi c'è stata Pane, Amore e Gelosia, l'inizio di Pane, Amore e, nel 1961, i due marescialli con Totò e Vittorio De Sica, il federale con Ugo Tognazzi. Buca! Buca con acqua! C'è un'altra con Luca Marenda. La città sconvolta, caccia spietata al rapinatore. Esatto. Nonostante siano passati 65 anni e i tempi siano davvero cambiati. Vabbè che a quell'epoca era tutto proibito. Tutto. Una scollatura, oddio. Sono ancora vivi i ricordi dell'epoca da parte dell'attrice. Un ricordo piacevole, mi sentivo come a casa mia. Facendo i film ero naturale. Diciamo che io dovevo girare soprattutto nella campagna e non dove sono le case. Quindi per camminare scalza dovevo mettermi i cerotti sotto i piedi. Con un doveroso ricordo nei confronti di Vittorio De Sica. Era una persona veramente affascinante. Dicono che pari un bravo, no? Meno male. Compagno di lavoro meraviglioso. E dicono pure che sei simpatico. Ah sì? Chi lo dice? La gente. Lui recitava non solo quando davano il ciak. Ma tu chi hai sentito? La gente. Ma chi è sta gente? Non dire che è la gente. Ma recitava anche nella vita. Ti divertivi sempre con lui. E proprio attorno al film ruota ancora oggi la memoria e lo sviluppo del comune di Castel San Pietro Romano, visto che l'opera cinematografica è puntualmente studiata nelle scuole. Con la scuola media è un laboratorio questo che stiamo portando già da qualche anno. Il fine è anche far conoscere cos'è una macchina da presa, che cos'è recitare, che cos'è il cinema soprattutto. La promozione poi è legata anche all'aspetto turistico, ovviamente. Oggi siamo uno dei borghi più belli d'Italia. È un fregio del quale, diciamo, ci onoriamo di portarlo ormai da circa un anno e ci sta dando davvero tanta soddisfazione, perché è un club d'élite nel quale appartengono soltanto 250 borghi in tutta Italia. Noi con questo certificato, con la storia cinematografica di Castel San Pietro Romano, vogliamo far sì che il nostro paese sia sempre più conosciuto. Significa che ci sono ancora delle persone, così come stanno facendo, che hanno la voglia di voler investire sulla nostra comunità.